In questo video effettueremo la reazione di Knud-Mehnagel che prevede la reazione della 4-dimetilaminobenzaldeide con l'acido cianoacetico in presenza di peperinina e etanolo a riflusso per produrre un colorante. Per preparare la reazione ci servono alcune apparecchiature. Intanto un elevatore, un agitatore, il pallone e l'ancoretta magnetica, un condensatore, un termometro e i tubi per far circolare l'acqua di raffreddamento. Dopo aver posizionato l'elevatore e l'agitatore, prendiamo il pallone, vi introduciamo l'ancoretta magnetica e lo agganciamo a una pinza che abbiamo posizionata su un ritto di tipo fisso posizionato all'interno della cappa. In ogni caso, dobbiamo stringere bene le pinze per tenere ben fermo il pallone. Continuiamo introducendo il condensatore. Dobbiamo posizionarlo grazie all'aiuto di una pinza esattamente verticalmente in ambo le direzioni a 90 gradi tra di loro sul nostro pallone, in modo tale che possa essere agevolmente tirato su o giù e fissato alla pinza stessa. Bisogna a volte agire sui vari giunti della pinza in modo tale da posizionare perfettamente il nostro condensatore. Il ruolo del condensatore è quello di far ricadere il solvente durante una reazione condotta all'ebollizione. È necessario collegare dei tubi per l'acqua di raffreddamento, in quanto la reazione sarà condotta a caldo. Si collega l'entrata dell'acqua dal basso e diciamo, l'altro capo di questo tubo sarà collegato direttamente al tubo dell'acqua e dall'alto un altro tubo che permetterà di portare l'acqua di scarico al lavandino. Il tubo collegato all'adduzione bassa del condensatore viene collegato all'uscita dell'acqua in modo tale che possa ricevere l'acqua più fredda per raffreddare bene il solvente durante la reazione a riflusso e il tubo che arriva dalla parte alta del condensatore viene inserito direttamente nell'uscita del lavandino. Normalmente, quando le reazioni durano molto, ad esempio anche una notte, si inseriscono delle fascette attorno al punto di aggancio dei tubi sul vetro, in modo tale che essi siano fissi, non possano sfilarsi, non possa esserci un'accidentale uscita d'acqua, specialmente durante la notte. Si tagliano normalmente i terminali in modo tale da avere meno ingombro. Si effettua lo stesso tipo di lavoro anche sull'adduzione dell'acqua, inserendo la fascetta e tagliandone il terminale, e si fissa molto bene il tubo di uscita in modo tale che non possa uscire dal lavandino, ad esempio utilizzando la pinza di un anello. Si pesano quindi i reagenti. Per far ciò si mette una navicella di plastica sulla bilancia e se ne fa la tara. Una volta fatta la tara, comincia a pesare il primo reagente, in questo caso la dimetilamino benzaldeide. Il peso totale deve essere circa 0,37-0,38 grammi.
Si passa poi a pesare il secondo reagente, ossia l'acido cianoacetico. Al termine sono stati pesati circa 0,23 grammi. Dopo aver pesato, si può spostare il nostro condensatore e introdurre un imbuto fatto di carta levata per introdurre piano piano i vari reagenti. Si comincia con il primo reagente, ossia la 4-dimetilamino benzaldeide. Si cerca di versare il contenuto della navetta direttamente all'interno del pallone ed eventualmente ci si aiuterà con la spatola per smuovere le piccole tracce di materiale rimaste sulla navetta o più probabilmente nell'imbuto. In questo modo ci assicureremo che tutto il materiale venga introdotto. In secondo luogo, prendiamo il secondo reagente e facciamo esattamente la stessa cosa. L'acido cianoacetico è un po' più igroscopico, tende un pochino di più ad attaccarsi e a volte è necessario rimuoverlo con la spatola. Infine si aggiunge il solvente, ossia l'etanolo. Dapprima si aggiungono 10 ml con un cilindro graduato e successivamente altri 5. È ora il momento di chiudere l'apparecchiatura e conviene portare il nostro condensatore esattamente sopra al pallone e bisogna ingrassare soprattutto la parte alta con un po' di grasso da alto vuoto. Una volta fatto questo, si abbassa il condensatore smuovendolo dalla pinza per poter fare in modo che i due giunti vadano a contatto e girando un pochino uno contro l'altro si riuscirà a garantire la tenuta. Si apre la pompa dell'acqua, si fa scorrere, come si vede in freccia, l'acqua nel condensatore e si deve poi rimuovere un attimo il condensatore per consentire ancora l'introduzione del catalizzatore, in questo caso un liquido ed è la piperidina. Si apre il barattolo, si prende una pipetta Pasteur e se ne aggiungono tra le 5 e le 6 gocce. Durante l'introduzione della piperidina è possibile vedere svilupparsi dei vapori. Al termine si chiude di nuovo l'apparecchiatura. Per iniziare la reazione, intanto inseriamo sotto il pallone un bagno d'olio costituito da un becher che contiene olio. Disponiamo i tubi ben fissati all'indietro in modo tale che non possano andare a contatto con la sorgente di calore, in quanto potrebbero anche fondersi e creare fuoriuscita d'acqua, dando anche cortocircuiti. Innalziamo, grazie all'elevatore a pantografo, il nostro sistema di riscaldamento e ci posizioniamo molto bene al fine di essere esattamente al centro del pallone. In questo modo si può accendere il nostro riscaldatore e provare l'agitazione affinché si verifichi che l'ancoretta ruota in maniera stabile e continua.
Finché la reazione avvenga, bisogna riscaldare e per controllare la temperatura posizioniamo una pinza in modo tale da poter fissare un termometro che possa toccare l'olio e fornirci sempre un'indicazione della temperatura del bagno d'olio. Una volta terminate queste operazioni, girerà la manopola del riscaldatore per portare la temperatura a livelli piuttosto alti, onde favorire un rapido riscaldamento, regolandola successivamente per limitare la temperatura. Dopo circa un quarto d'ora, 20 minuti, la reazione riesce a raggiungere la temperatura e ci posizioniamo attorno agli 85-90 gradi. Ci accorgiamo che l'agitazione procede molto bene. Possiamo infatti controllare la temperatura e accorgersi che siamo attorno agli 88-90 gradi. Finalmente, dopo circa 6 ore, compare il primo solido. Lo si può notare in una parte superiore del pallone come un solido arancio. In questo ingrandimento possiamo ancora di più apprezzare la presenza del solido. Dopo 24 ore c'è molto prodotto nell'ambiente di reazione, si può spegnere, si ferma la reazione, si lascia raffreddare, poi si cominciano a rimuovere le varie parti, quali ad esempio il termometro, e abbassando convenientemente il sistema, anche il nostro bagno d'olio, con estrema attenzione se fosse ancora un po' caldo. Si innalza e si sposta il refrigerante asciugandolo dal basso qualora fosse bagnato da liquido, eventualmente anche colorato, e poi si potrà finalmente rimuovere il pallone. Basta smuovere la pinza, sfilare il bagno d'olio che si mette da parte e si può prendere il pallone avendo l'accortezza di asciugarlo e pulirlo bene con la carta perché è bagnato d'olio, quindi sarebbe molto facile rischiare di vedercelo scivolare dalle mani. Al termine lo si mette su un anello di suberite in modo tale che possa stare in piedi. È opportuno usare della carta per togliere dal collo del pallone il grasso affinché si possa filtrare senza alcun problema. È finalmente giunto il momento di filtrare il nostro prodotto per recuperare il solido. Si posiziona un piccolo filtrino all'interno di questo imbuto di ceramica, detto imbuto di Hirsch, si apre la pompa e poi si collega il tubo che arriva dalla pompa alla nostra beuta su cui l'imbuto di Hirsch è posizionato e fatto aderire grazie a un anello di gomma. Si versa un pochino di, in questo caso, etanolo, solvente simile a quello della reazione, per far aderire il filtro bene. Si sospende con la spatola il nostro materiale all'interno del pallone e poi lo si versa mantenendolo in agitazione in maniera abbastanza rapida. Si filtra molto bene cercando di recuperare gli ultimi residui ed evitando che l'ancoretta vada a cascare all'interno del filtro e poi si staccherà la pompa. Questo è l'aspetto dei nostri cristalli che sono veramente molto, ma molto belli arancioni. Infine è necessario recuperare il prodotto. Per fare questo si predispone un boccettino, si cerca di prendere i cristalli con la spatola e di introdurli al suo interno. Non è facile recuperare tutto il materiale, si recupera tutto ciò che si può, dopodiché si trasferirà tutto sulla carta argentata su cui stiamo anche prudenzialmente lavorando per poter raccogliere qualunque granulo ci possa sfuggire e reintrodurlo poi nel boccettino.
Una volta trasferito tutto quanto possiamo, trasferiremo anche il filtro sul quale normalmente rimane attaccato un po' di materiale e ci metteremo pazientemente a raschiarlo delicatamente per rimuovere questo materiale e poterlo recuperare poi dalla carta argentata dove non si attacca. Una volta che abbiamo trasferito tutto il materiale nel boccettino, lo possiamo chiudere e ci predisponiamo a pesarlo. Finalmente si può poi pesare il prodotto e ci accorgiamo di aver ottenuto circa 0,20-0,21 grammi. Dopo la sintesi è necessario controllare la purezza del prodotto e questo si fa tramite analisi TLC. Si prepara una lastra con una linea tirata circa un centimetro e mezzo dal fondo e si depongono le macchie dei prodotti rispettivamente su tre tacche che abbiamo preventivamente preparato e dove abbiamo anche scritto al di sotto a cosa si riferiscono, quindi quali sono i materiali che deponiamo. Abbiamo deposto prima l'aldeide, poi il prodotto e infine quest'ultima che è l'acqua madre, cioè in pratica la soluzione di etanolo che abbiamo filtrato. Verifichiamo infine lo stato della nostra lastra prima dell'eluizione, vediamo l'aldeide di partenza a sinistra, in centro il solido e a destra le acque madri. E vediamo la loro fluorescenza. L'eluizione avviene in una camera che viene preventivamente preparata, poi aperta, si introduce la lastra e poi viene richiusa per mantenere costante lo stato dei vapori. La soluzione è essenzialmente etere di petrolio etilacetato 8A2. Qui vediamo in versione accelerata quello che succede, generalmente in 10-15 minuti abbiamo l'eluizione della nostra lastra col solvente che sale progressivamente e trasporta i nostri composti. Al termine si apre la camera e si estrae la lastra segnando con una matita il punto a cui è arrivata l'altezza del solvente. Osservando la lastra sotto la lampada fluorescenza ci accorgiamo che l'aldeide di partenza si è mossa un po', il prodotto puro no. E possiamo quindi notare che il prodotto non contiene l'aldeide, mentre la soluzione della reazione contiene sia un po' di prodotto che un po' di aldeide. Quindi il prodotto è virtualmente puro. Grazie per l'attenzione.